Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo qui con il commento della finale del Summer Championship di Lodi che si è tenuto presso la Contea del Falcone, ragazzi. E prima di iniziare col commento, visto che la partita è già iniziata, alcuni doverosi ringraziamenti e saluti. Ringraziamo Davide Lomonaco per le riprese e la Contea del Falcone, insomma l'organizzazione, per aver permesso le riprese e per aver organizzato questo torneo, e salutiamo gli amici di Valludica, ragazzi, una comunità del nord molto molto grande, molto molto importante in Italia. Ci siamo conosciuti poi a nazionale con tutti quanti, e veramente anche loro fanno proprio tanto per questo gioco in Italia, ragazzi. Sono una delle comunità più grandi e più attive, quindi li salutiamo e li ringraziamo per questa partita che è arrivata fino a noi. Intanto potrete vedere il logo di Valludica tra poco, e che ben presto verrà sostituito dalla mia faccia. Eccoci qua, ragazzi. E allora, ultime informazioni e poi andiamo col commento. Le informazioni su Valludica e sulla Contea del Falcone, su tutta la comunità, eccetera, eccetera, le trovate tutte in descrizione al video, ragazzi. Quindi chi è da quelle parti e volesse unirsi a loro per giocare ad X-Wing o a qualsiasi altra cosa, vi può contattare tramite i link che trova in descrizione al video. Ma partiamo subito con la finale, ragazzi. Allora, vediamo affrontarsi due liste molto molto interessanti. Da una parte abbiamo le 4Y con TLT, che sono pilotate dal nostro Andrea Novati, e dall'altra parte abbiamo Matteo Donnini alla guida di una Po alla A e alla K, che è stata una delle liste che si è inserita nel meta dopo uscire il nuovo set base, e una delle prime soluzioni alla potenza di fuoco enorme e devastante delle 4Y. Quindi una finale tutta da gustare. E i ragazzi sono già al secondo turno. Beh, il primo è stato soltanto di manovre. Vediamo adesso l'approccio che i due porteranno alla gara, perché non è una partita semplice. E ricordiamo un attimo le caratteristiche principali dei piloti che vedete sul tavolo. Allora, per quanto riguarda la 4Y, è una lista indubbiamente forte. È una lista che spara tanto, difende bene, può essere utilizzata disinteressandosi in parte di asteroidi, disinteressandosi di detriti, di stress, di parecchie cosette, in quanto di archi di fuoco principalmente, in quanto non è importante appunto mantenere il bersaglio in vista, in quanto spariamo a torretta. La potenza di questa lista sta nel fatto che è la prima torretta inserita nel gioco che spara a distanza 2-3. Abbiamo quindi una bolla di distanza 1 tra le nostre Y, dove non spariamo, a meno che non spariamo di primaria. E per il resto è una lista, secondo me, devastante, perché ad un costo contenuto ogni nave spara ben 3 dadi per 2 volte e può infliggere sì massimo un danno, ma di solito ne mette 2. Come ha deciso di affrontare questa lista e di fare il torneo l'avversario delle 4Y? Con due degli ultimi piloti usciti per i ribelli, perché Miranda è dell'ultima wave e poi Dameron è della wave, è del risveglio della forza, è del nuovo set base. Scusate, stavo sentendo cosa dicevano i partecipanti. E quindi due dei piloti ribelli più forti in assoluto, e una nave che si è rivalutata proprio grazie agli scam con autotrusters, eccetera, eccetera, come l'ala A. Poi Dameron, ricordiamo la sua abilità: se è in possesso di un focus, può cambiare il risultato da occhio a colpito e da occhio a evade senza spenderlo uno soltanto, ma è un'abilità fortissima. Miranda Toni, anch'essa dotata in questa lista di Twin Laser Turret, può decidere di tirare un dado in meno in attacco per ricaricare uno scudo, ragazzi. Oppure puoi scegliere di perdere uno scudo per tirare un dado in più in attacco. Con la Twin Laser, ovviamente, puoi recuperare facendo il primo attacco a 2 dadi e il secondo attacco a 3 dadi, molto molto forte. Come avete visto, l'ala X T70 guidata da Poe Dameron ha appena effettuato un boost,
Questo significa che i nuovi X-Wing del set base Risveglio della Forza hanno la possibilità di equipaggiare addirittura autotrusters, ed è proprio quello che ha fatto in questa lista il buon Matteo, e che si fa in generale perché è veramente veramente utilissimo, soprattutto su un pilota come poi Dameron, che con gli occhi li trasforma, i bianchi diventano vivi, insomma. E si parte col primo fuoco. Ok, zero danni, ha sparato solo la la su una delle due Y, quella davanti, e adesso rispondono al fuoco. 1, autotraster e schiva. Secondo attacco, autotraster e schiva. Altra la Y. Evade. Autotrusters. Qui vi dirò solo i risultati, ragazzi, perché è ovvio quello che succede. 2 hit con la terza Y. Vediamo un po', perché ha anche dei segnalini addosso. Usa la nuova carta galvanizzato, che quando sei stressato permette di ritirare tutti gli occhi, e schiva. Secondo attacco della Y, un hit. Va bene un evade, va bene un occhio, va bene qualsiasi cosa. È indistruttibile. Altro attacco. 3. Questa volta colpite, attenzione. Vediamo un po'. Autotrusters. Vediamo un po', ragazzi. Sta decidendo di spendere il focus e schivare tutto. Ritira con Wired e a questo punto, ritirando un occhio, spende un segnalino. Secondo attacco. 2. Vediamo un po'. E sono evade autotraster, ragazzi. Mamma mia. Quindi, in questo turno avete avuto la dimostrazione perfetta della forza delle 4 Y, che hanno tirato 6 per 4, 24 dadi in attacco, perché ognuna ne tira 6, che tira 3 due volte, quindi 24 dadi in attacco contro una singola ala. E avete visto anche la potenza dell'ala, che con le nuove modifiche, con i nuovi settaggi, è capace di schivare veramente di tutto e di più, ragazzi. Tra autotraster, galvanizzato, carta inserita con il nuovo set base che ci dice possiamo ritirare tutti gli occhi in difesa quando siamo stressati, è veramente perfetta su un pilota dello squadrone verde. In questo caso è veramente veramente perfetta, perché noi ci stressiamo sempre con oltre il limite, prendiamo i vari segnalini, e in più, dato che a noi in questo caso, essendo fuori dall'arco di fuoco, più che spendere il focus ci può far comodo addirittura tirare un bianco per girarlo in autotraster, se vediamo la possibilità di schivare tutto ritirando, a quel punto andiamo a ritirare i dadi. È veramente veramente utile, ragazzi. E per il resto non c'è stato fuoco, ovviamente. Poi Dameron è già diretto verso il fondo del campo ad inseguire, credo, almeno. E Miranda di qua non la vedo, non capisco perché sia stata mandata di qua, proprio dove andranno le Y, però vediamo come procede la partita. Intanto alla fine di questo turno c'è stato Andrea che ha detto: allora non sparerò più alla A, perché non gli ho fatto nessun danno con 24 dadi. Qui un po' si chiacchiera, ragazzi, e si va con le manovre. Vediamo un po', ragazzi, che cosa succede ora. Inversione, no, è una dritta. Target su Miranda con la prima. Ho fatto un po' il... Vediamo un po'. Seconda Y forse non riesce a bloccare. Adesso vedremo con il misurino. No, quindi farà un focus. No. Cioè, penso che non ci sparerò più. Ancora Andrea ripete che non sparerà più su l'ala. Sulla la. Giustamente. No, veramente molto forte la considerando che prima non veniva
quasi mai usata, ragazzi, insomma, voglio dire, adesso invece è molto 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 usata. È buono, io sono sempre molto molto favorevole al fatto che vengano rivalutate le navi. Qui avrei girato con quelle due Y, perché adesso la ti viene a distanza 1, e invece di andare dritto io avrei fatto una bank in modo da vederla probabilmente, perché così lui con un barrel si può piazzare a distanza 1, o con un boost si può piazzare a distanza 1 da entrambe le Y, e come abbiamo ricordato all'inizio il boost non ci va. Sì, ci va, è precisissimo. E come dicevo, scusate ragazzi, come abbiamo detto all'inizio, le ala Y non sparano a quella distanza, quindi niente. Ottima manovra qui di Matteo, non mi è piaciuta molto quella di Andrea, io avrei girato. Qui ragazzi, intanto scusate, stavo leggendo una cosa, ho confuso il nome di uno dei giocatori che non è Matteo ma è Luca Donnini, quindi chiedo scusa a Luca, e mi dispiace, ho confuso il nome, il tuo nome, però il cognome era giusto, quindi questo è l'importante, dai dai. E torniamo alla partita, Miranda fa una 3 bank, ragazzi, vediamo, adesso forse si è piazzata a distanza 1 dalle 2 Y, prova uno slam, spiazza, sì, si piazza, cioè può piazzarsi, è una manovra, quindi può sbattere, e va a sbattere, e si mette dunque a distanza 1 dalle 2 Y, viene, riceve il fuoco di una sola Y, ha tagliato praticamente il campo, subisce il fuoco di una sola Y e probabilmente non prenderà quasi nessun danno e si è messa in posizione comoda. Poi Dameron, ragazzi, direi che il focus è ben speso. Spende il focus Andrea in difesa e subisce un danno. Ritira con Wired la là sulla stessa, tira un evade e perde altri due scudi. Alcuni scudi non si vedono, mi sa, ragazzi, perché vediamo adesso il fuoco da dove verrà concentrato, perché parecchi Y non sparano. Ok, allora la terza, la seconda, la Y decide sparare su Po con la sua abilità, dichiara col focus, gira un focus in un evade senza spenderlo, e Andrea è scioccato ancora una volta, questa volta ne fa uno auto thrusters e via la seconda Y. Sempre su di lui. Sceglie di sparare su su Po, e poi schiva ancora una volta con auto thruster. Vediamo se il secondo attacco farà 3 hit, 1 e un evade. È qui l'unico modo per far danno a Po è fare 3 hit. Questi due qua non ti servite, visto? Questi due qua vanno sulla la. Le due di Chiara Andrea tornano ad attaccare la la. Ma è una gioia. Quello col target. Sì. Evade tutto ancora una volta la la. Ed evade tutto ancora una volta la seconda. Ma giochiamoci. No, non lo gioco. Un hit. Qui non lo spende per farne due, vuole provare a farne tre direttamente, e qui lo fa, ne mette 3, ma non c'è nulla nulla da fare, ragazzi, veramente non c'è nulla da fare.
quella là non ne vuol sapere di subire danno, ha rischiato ancora una volta tutto. E adesso c'è un turno abbastanza importante, perché questo turno sarà molto molto importante, soprattutto per Andrea, che ha la possibilità di allontanarsi con un paio di Y, che è la cosa migliore. Anche se la scelta alla fine, io non capivo la posizione di Miranda, ma la scelta di Luca è stata azzeccata, cioè praticamente ha tagliato il campo, ha sfruttato lo slam per non farsi sparare nemmeno dalla terza Y, e poi non ha ricevuto il fuoco della quarta per scelta del suo avversario, ma è stata comunque una manovra molto molto azzeccata, soprattutto calcolata bene con le distanze. Quindi veramente attenzione, vola Miranda qui. Veramente, qui hanno sistemato a 45 gradi, veramente un'ottima manovra, calcolata veramente molto bene. Sono curioso adesso di vedere poi Dameron che cosa farà da laggiù, perché è interessante adesso vedere se prova ad avvicinarsi spesso. Buona questa tre stretta di Andrea, molto buona, un bel focus. Infatti non conviene mai prendere i lock, mi sa, con le Y, ho questa sensazione, perché poi se non spari a chi ti serve attacchi senza bonus, col focus invece puoi concentrare meglio, dividere meglio il fuoco. E qui va dritto con l'altra Y, una 4 inversione. Vediamo un po', perché anche qui è lui 4 inverte con entrambi, mossa molto particolare. Nave abbattuta. Vediamola là, perché la là adesso ha anche Miranda davanti. Andiamo un po', due dritto tranquillamente. Vediamo un pochino. Boost a destra. Boost dichiarato verso destra. Si toglie dalla prima Y. Stress evade. Ok. Miranda Doni. Dritta. Bank, 3 bank, e probabilmente rimarrà lì, a meno che non decida di slammare, ma si prende il fuoco di una Y soltanto, così facendo. Qual è quello con questo qua, con l'asso peggio, provo target che sono su. Infatti dichiara un lock su quello danneggiato, in modo che se non ci arrivava se ne poteva anche andare. Buona scelta ancora una volta. Oh, scatta, 3 dritta. E penso che si manterrà a distanza anche po'. È una scelta mazza, come quanto sbrilluccia quel focus, guardate la luce come cade. È una scelta visibile quella che fa Luca, ovvero di tenersi a distanza con tutti. Miranda piazza 3 hit e mette un danno. Usa il target lock e mette un altro danno sulla Y danneggiata, ragazzi, che è quella che vedete, quella che ha fatto la Coyogram più vicina al bordo del tavolo. Poi Dameron, che qui non viene giocato con Veteran Instinct. Un altro danno, no, due danni, uno critico, doppio danno e saluta la prima Y, ragazzi. E Green Squadron, scusate, mi sono interrotto nel discorso, dopo finisco, appena finisce il turno di fuoco. Distanza 2, un hit,
È un dannino comunque, la sua la la il suo lo fa. E via uno scudo da un'altra la Y. Vediamo il fuoco delle Y adesso, perché vediamo un po'. Sceglie di sparare con la primaria. No, sceglie di fare twin laser, giustamente. E autotraster ce l'ha. Però è distanza 2, quindi glielo nega. Vediamo un po' se riesce a schivare. Niente. Usa la sua abilità, niente. Cioè, da dire che ha tirato sempre un evade. E qui prende un danno. Eh sì, ragazzi. Ha tirato sempre un evade sui due dadi, però comunque è forte, è forte, forte. Vediamo se riesce a sparare di twin anche con gli altri. Fa 1. Punta a fare 3. Non ha mai fatto 3 per ora. Ma qui ha levato il focus sbagliato. Schiva ancora. Fa 3. Qui non l'aveva visti. Sono 3 e quindi prende un danno. Altro attacco. 1. Schivato, quindi comincia ad intaccare Po e Andrea, ma è veramente dura. Come dicevo prima, è l'approccio che ha avuto Luca alla partita, è l'approccio che questa lista che ha portato si prefissa di avere, ovvero un approccio di logoramento. Non è una lista che interviene e fa danno immediatamente, è una lista che a poco ti toglie gli scudi, a poco ti fa danno, come avete visto. L'esempio più palese è la che mette un danno, un danno, un danno, ma non riesci tu a fargli danno, è quello il problema, e pian piano ti distrugge le navi. Di contro a che puoi soffrire parecchio gente con pilot skill più alta della tua, perché se non sei l'ultimo a muovere con questa lista soffri abbastanza, e soffri comunque una lista di fuoco, di puro fuoco, che ti spara tantissimo. Ma nel logorare anche una 4Y che si spara tanto, ma comunque fa sempre solo un danno, è veramente ottima. E poi mi sta piacendo veramente tanto l'approccio che ha Luca alla gara, perché si tiene a distanza con tutti e due i suoi assi, con Po e con Miranda, per sparare praticamente o per ricevere fuoco da meno gente possibile, cioè molto distante quando fa le manovre. Adesso, se avesse fatto una 2, sarebbe stato perfetto, perché poteva sparare di qua. Invece ha calcolato, secondo me, male e ha ricevuto più fuoco. Ma l'approccio è chiaro, insomma, è il ricevere meno fuoco. Anche Miranda sta facendo la stessa cosa, e piazzare i suoi danni fissi per ogni turno. Nuovo turno, 3 dritta. Io avrei fatto una bank qui. Non mi è piaciuta questa manovra di questa Y. Io avrei fatto una 3 bank verso Po, di modo che se con le altre due ti avvicini, lo mandi a sbatto e non prende il focus, gli spari e lo puoi distruggere. Perché se Po non ha il focus e non ha autotrusters, io avrei fatto una bella 3 bank. È una bella 3 stretta con questi due, assolutamente. Questa mi piace. Anche perché con una Y inseguire Miranda è un po' azzardato. Anche perché ha preso un lock su Miranda. Vediamo un po' comunque. Poi gli approcci alle partite sono diversi. Sono diversi per ognuno di noi, ovviamente. 2-3 strette. Va Miranda, ma prima di andare la due stretta e non la togli più, ovviamente. È ovvio il fatto che la non te la togli più da distanza 1, ormai. Basta un piccolo boost e sta a distanza 1 da entrambi, si prende il suo focus. Che io prenderei il focus, tanto male che vada e spara una Y sensazione. Ok,
oppure vediamo, ah, perché potrebbe stare a distanza 2 e questo sarebbe malissimo. Vediamo un po'. Quale sarà la seconda azione del Green Squadron Pilot? C'è uno stress da qualche parte. Qui guarda, te l'ho spostato in questo. Stressa e mette un evade. No, non pago di tutte quelle che tira con lei, che tra trasformazioni e che reroll e tutto, mette anche un evade. No, fa bene, giustamente. Miranda uno bank. Miranda locca la Y, ovviamente, giustamente. Poi, se va uno dritto, poi sbatte. Io non penso, non avrei mai girato con Po, mai, mai, mai. Ecco perché ho detto una 3 bank, se ne andavo proprio dritto. Vediamo un po'. Fuoco di Miranda. 3 sulla Y targettata. Primi 3. Sono 3 bianchi. Spende il target lock. Mette un danno. Via uno scudo. Secondo attacco. Un danno. Aveva fatto solo un hit e Andrea non ha rollato evade. Alà, distanza 1, sono 3. E usa wired, anche in attacco funziona, è vero ragazzi? Ne piazza comunque uno. E Andrea schiva. E vediamo... Vediamo adesso... Le due Y, qua mettono 4 danni e è esploso Po, eh? A meno che non abbia reccato con R2-D2. Due. Danno. Finisce gli scudi. Altro scudo. Tre hit. E altri due danni. Vediamo se li schiva. Non li schiva. Poi è questo. Poi senza focus è così. Poco stabile qua. È così. Quella là è praticamente intorno. Sì, perché ha 6 punti vita, non ha 5 punti vita, ne ha 6. Quindi rimane ad un punto vita poi Dameron. Ha sbagliato qui a tirare i dadi con Miranda. Perde uno scudo su Miranda, la seconda, due, perde un altro scudo su Miranda. E quindi ragazzi, bel turno questo, turno ottimo per Andrea che si rimette un po' in carreggiata, perché ha passato parecchi danni a Po. Adesso voglio vedere proprio come si comporterà a questo punto il buon Poe Dameron, perché ad un punto vita è veramente rischiosissima la faccenda, è veramente rischiosissima. Vediamo un po', quasi si posizionano le manovre. E comunque vedete, Poe quando va a sbattere diventa ammazzabile. Nel senso che se non ha focus e se non può sfruttare autotraster, perché in questo caso non poteva sfruttare neanche autotraster perché stava a distanza 2 e comunque era visto anche dalle due Y, quindi diventa danneggiabile e costa parecchi punti, però sicuramente è un pilota molto molto performante. A questo punto non so se Luca vuole temporeggiare con Po e aspettare, però è in una parte del tavolo dove è difficile anche temporeggiare, a meno che non scappa verso destra. Buona manovra di Andrea questa, secondo me buona manovra, una bella uno dritta, ci sta tutta. Allora, sto targettando Miranda, quindi faccio... prende un focus, questo
e vengono rilanciate al centro del tavolo le Y. Ottimo. Ottima manovra, qui viene spostata un attimo la nave. Non dovrebbero impattare, a parte un po' sono state toccate, si sono mosse non benissimo, mi sa che impatta la seconda. Sì, impatta. Buona, buona, buona manovra questa. Mi è piaciuta questa volta le manovre di Andrea. La lava a sbattere contro la seconda Y, quindi è probabile che possa sparare alla prima se la vede. Questo è tutto da vedere adesso. Vedremo poi se può sparare all'altra. E adesso è anche senza stress. Qui intanto è stato assegnato qualche premio, tutti applaudono. Miranda Doni che fa una, non la vedo, una 1 dritta. Non sceglie di andare più veloce. Si prende un lock sulla Y di prima, è un bello scontro di fuoco tra inseguitore ed inseguito. Qui Po fa una Talon, no, fa una 3 bank e fa Focus, non era una Talon, sì, mi sembrava strano, infatti una Talon, una 3 una stretta, scusate, non una 3 bank. Vediamo un po'. Miranda Doni ricarica uno scudo e fa il primo attacco a due dadi. Un danno, schiva con un Andrea, usa il lock sul primo e fa un danno automatico dunque. Secondo attacco a tre dadi. Uno e viene schivato prontamente dalla Y con un bel focus. Io non avrei usato il lock sul primo attacco. Iniziamo con la ragione. Vediamo se il green squadron riesce a vedere qualcuno. No. Buon turno per Andrea, si è messo. Questa qua riesce a tornare qua. Ma riesce anche a fare la primaria. Però vedo il twin. Qui Andrea sta pensando se sparare di primario o di twin laser a distanza 2, ma secondo me è totalmente fuori discussione che sia meglio l'attacco di twin laser. Che deve fare un danno e gli spara con tre navi. Diciamo che statisticamente Poetameron dovrebbe esplodere a questo turno. Twin laser, due hit, due evade. Secondo attacco, due hit, esplode. E quindi esplode Po. Andiamo un po', danno. E poi Dameron esplode. Attenzione, una alla Y dopo 33 minuti è fuori una alla Y ed è fuori un poi Dameron, l'unico poi Dameron. Triplo hit dell'altra alla Y e un danno su Miranda. E un altro danno su Miranda. Un ottimo turno questo, ottimo turno veramente per Andrea, perché ha esploso Po senza farlo risparare. Miranda è inseguita. Un altro danno con l'altra Y e fa uno che non viene schivato. Primo danno assegnato a Miranda. Attenzione ragazzi, perché qui si fa veramente veramente dura per Luca. La la è piena, poi è esploso e Miranda ha finito gli scudi e ha preso il primo danno sullo scafo. Qui è veramente veramente dura adesso. Bisogna vedere come Luca sceglie di affrontare questa situazione. Siamo a 35 minuti di gioco. A questo punto penso che Andrea
voglia puntare con tutte le sue forze su Miranda, perché è danneggiata. Anche se Miranda è, mamma mia, è sempre imprevedibile quando la punti. Io quando ho deciso di puntare Miranda nelle partite che ho giocato io, non giocando 4Y però, e poi non vincevo, non ho mai vinto. Quando ho deciso di eliminare prima il gregario di Miranda, insomma la nave affiancata o le navi affiancate, sono riuscito a vincere. Perché se la punti rischi che slam non la prendi più. Qua ancora uno dritta, è ottimo, si mantiene il lock. Riprende il lock, fa benissimo, questa è un'ottima manovra. Eh sì, via verso Miranda, a questo punto potrebbe bloccare anche con tutti. Invece fa un focus e l'altro fa una 2. Almeno esco dalla formazione una volta per tutte e ci rientro in qualche modo originale. E anche qua faccio un focus. E fa un focus. Quindi si rimonta l'astronave. Poi sono anche molto belle le Y. Vediamo la che cosa fa. Farà uno stretta, una 3 bank lunga. Boost verso destra. Mi sarei aspettato proprio una 1 stretta per mettermi in coda alle 2 Y, non lo so. Però poi rischia magari un agoglio e farà stress evade probabilmente. Stress focus. Andiamo Miranda adesso. Miranda allunga e potrebbe anche slammare. Lasciando però da sola la Y, la va in mezzo a tutte le Y. Vediamo la scelta qual è, se di sparare con... No, potrebbe anche sparare, riceve il fuoco di una sola Y. Però è vero che è danneggiata parecchio Miranda, subirebbe ancora una volta un danno. Che uno ricarica e uno due li risubisce probabilmente. Invece sceglie di lockare. Via. Primo attacco a 3 dadi. Spende il lock, ne fa uno. Ritira. 2. Un danno. E andiamo sugli scafi. Secondo attacco, ricarica uno scudo. Doppio blank, quindi nessun danno sulla Y. Green Squadron, distanza 1, sulla Y danneggiata, che a questo punto sopravvive. Hai visto che ti ho chiamato? Anche al triplo hit. Io faccio un evade per Santa e veicola, ricevi immediatamente un segno di attenzione con il critico, ragazzi. E vediamo un po' adesso i fuochi. Primaria sulla la. Terribile, tiro un hit con il focus. Terribile tiro anche... No, ha fatto un evade, ok. 2 hit, plenty of evade, quindi schiva tutto. E la Y su Miranda. Un hit, 2 occhi. Non lo spende. Subisce danno. Eccomi, vai la gioia. Triplo bianco. E niente, l'impotenza di fare qualcosa quella là mi porta dietro. Qui aveva il lock ma non l'ha usato. Non potuto sparare neanche alla Miranda. Comunque, qui poteva fare il lock ma non ha usato il lock. Allora, qua, quindi tu fai quello. Ha fatto solo un danno. E ha riperso lo scudo Miranda. Strano, non ho capito perché non ha riusato il lock qui Andrea. Vabbè,
si sarà scordato. Prossimo turno con una ala A in coda che può infastidire il movimento dei due Y, ma probabilmente faranno una bella manovra lunga, oppure una potrebbe andare verso il centro, non lo so, vediamo un po' la scelta di Andrea. Miranda ferita, è una bella partita comunque, molto molto bella, devo dire la verità. Mi sento di fare i complimenti già a entrambi per come l'hanno giocata, perché veramente veramente una bella 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 partita, considerando le liste molto forti, ovviamente entrambe molto ben utilizzate da tutti e due. Mi sono piaciute parecchie scelte, poche sono state quelle che non mi sono piaciute, ma vabbè, poi ognuno ha il suo stile, ma tante scelte sono state veramente ottime. La manovra iniziale di Luca, le inversioni di Andrea, veramente ben giocata, quindi complimenti veramente a tutti e due ragazzi, a prescindere da come finirà, perché ancora non lo so, sto vedendo ora. E quest'altro mi sa che non so se ci passa, vediamo, ha fatto anche lui una 3 dritta, sì. Ah, attenzione, non supera, questo è un peccato, errore di valutazione, una 4 sarebbe stato sicuramente dentro. Con la 3 ha rischiato, e qui peccato perché potevano andare veramente lunghe le Y e non farsi sparare un altro 1 alla là. Qui sbatte. Vediamo se sbatte facendo, fanno la curva all'altro senso. Vediamo un po'. Qua stanno segnando le posizioni perché sono manovre millimetriche come quella di prima. Vediamo un po'. Eh sì, ci va, ci va, ci va. Ci va. Perfettamente davanti alla Y. Supera quindi con questa manovra. Fa un boost per andare a prendere la Y danneggiata. E fa oltre il limite dei evade. Qui la situazione sta diventando un po' strana, perché Miranda si sta trascinando dietro le Y praticamente. E adesso probabilmente quella che è tra i due navi ribelli esploderà, perché è molto danneggiata. E la là sta dando un fastidio terrificante ai movimenti di Andrea, perché è in fuga. Miranda è in fuga, ma ogni turno spara. E il fatto di avere sempre la là in mezzo ai piedi e fare le manovre muovendo prima è scomodissimo per Andrea. Situazione molto strana. Ricarica uno scudo, un danno. Vediamo se passa. Passa un danno. Era l'unico che potevo salvare. Twin laser. E spende il lock. Mi sa che ha fatto 3 bianchi. Sì. Ne mette 2. Quindi ci lascia la seconda la Y. Vediamo adesso se riesce a sparare con i due laser su Miranda, almeno con una, ma non lo so, non lo so. Vediamo un po'. Distanza 1, sa che ha scelto di sparare sulla Y, sulla la. Triplo hit, questo può dar fastidio, questo può dare fastidio alla Y, che però li evade tutti, tutti, infatti qua si chiede perdono davanti alla telecamera. Triplo evade, con wired vengono ritirati,
e passa finalmente un danno sulla la. Attenzione, 2 Auto Thrusters. Ah no, evade, non Auto Thruster. Mamma mia, ragazzi, triplo evade secco. Qui Luca si è scusato, però capita, ci sta, si tirano i dadi, quindi può succedere. Però difficile il turno di Luca qui, se l'è vista veramente veramente male con quella là, quando ha messo 3 hit dentro Andrea. Forse almeno un dannino in più era standard e sarebbe stato comunque tanto, perché andavi a prendere la Twin Laser direttamente sullo scafo. Vediamo adesso cosa succede. Come dicevo, la sta in mezzo proprio ai due piloti Scam, che si trovano costretti nei movimenti. E questa cosa è veramente veramente fastidiosa. Cioè, lanciare avanti la nave tutte le volte, cercare di mettersi in mezzo, è un lavoro che sta facendo molto bene secondo me Luca, anche rischiando di esplodere. Però comunque, se esplodi concedi una ventina di punti massimo, non di più. E il lavoro che fa di stop a blocca è veramente commensurabile. 3 bank, anche qui vediamo se passa. No, qui passa. No, non passa. Non passa. Non perfettamente allineata. Scusate, ogni tanto mi assento perché voglio sentire cosa dicono i giocatori per riportarvelo. Qui non era perfettamente allineata la basetta e quindi non è stato possibile piazzare la nave. Quindi una Y a sensazioni. L'altra prende un lock. Sulla la, a questo punto è deciso a distruggere la la, che però se ne va tantissimo con una 5. Sì, ancora un movimento per bloccare, intoppare. Qui se fa stress evade e focus non gli fai danno mai. Stress, focus, evade. Vediamo Miranda. Tristetta? No, non ce l'ha. 2 stretta. Solo la 2 stretta Miranda, infatti sembrava strano. 2 stretta per Miranda, che vuole far fuoco ancora una volta. E si riprende un lock, non interessa niente del focus a Luca. Luca va dritto dritto con i lock. Primo attacco a 2, recupera uno scudo. Doppio hit. C'è l'asteroide. Doppio evade. C'è stato un taglio, scusate ragazzi, era lo stacco della telecamera. Adesso tiro 2 evade ancora, guarda. Un evade, questa volta il danno passa. Prima doppio evade anche da parte di Andrea, qui si tirano evade in modo incredibile. Ale Y. Vediamo se si elimina la la. Allora, qua Mirandina, secondo me Mirandina non c'è, quindi questa qua va sulla nostra amica. Miranda non sta in gita della prima. Qui laser 1, schiva, secondo triplo auto thruster e spende il focus, schiva tutto. E qui dichiara ancora la la. 3 hit sulla la. Distanza 2 e niente auto thruster. Usa l'evade. Attenzione, no, prima usa wired. E usa l'evade perché ha ritirato un 8. Secondo attacco.
Due hit, ma qui. Stavolta. Wired. Un danno. E pian pianino. Si intacca. Lala. Comunque ha schivato veramente tantissimo. Vediamo adesso il movimento che è importante perché c'è un asteroidino in mezzo al cavolo. Nuovo turno. Si parte ragazzi. Tra poco su questi schermi. Intanto spero che vi piaccia il fatto. Ah, diciamo una cosa, non sono riuscito a mettere le grafiche su questa partita perché sto avendo parecchi problemi con il PC. E l'ho cambiato da poco e sto cercando di trasportare tutto il materiale che stava prima su quello nuovo. Non ho ancora tutti i mezzi per poter fare le grafiche con il PC nuovo, quindi è stato. E quello vecchio mi sta dando problemi, non sono riuscito a metterla. Però i commenti, le cose le faccio già con questo nuovo, quindi almeno il commento c'è, come vedete c'è anche la faccia da adesso in poi nelle partite commentate. Quindi chiedo perdono per la mancanza delle grafiche, ma ho anche approfittato da una parte del fatto che si vedono i danni ai lati e si capisce i punti vita delle navi a quanto stanno, quindi per questa volta può passare, comunque non mancheranno. E nel frattempo Andrea si è mosso, ha continuato ad andare verso la là, che scappa ancora tantissimo di 5 dritto o 5 inversione. Vediamo un po'. Stanno svolzionando la manovra bene, 5 dritto inversion, boh, non si sa. Vabbè, si scherza sulla correttezza dei manovri, ma è stata una partita molto corretta di tutti e due. Quindi ragazzi, perdona la mancanza di grafiche, ma torneremo operativi a bestia subito, appena ho modo di sistemare le cose. E qui se si stressa, poi con una destretta sta tranquillamente dentro, ma no, decide di fare proprio un boost per andarsene dal fuoco di una. Bene, buona scelta. Non si stressa. Miranda, 3 dritta. Ha detto, mi sembra. Sì. 3 dritta per Miranda Toni. Siamo a 52 minuti di gioco. Come dicevo, queste purtroppo non sono partite di danno instant, di danno istantaneo. Sono partite di logoramento e quindi durano di più rispetto al normale. Ma sono comunque avvincenti. Questa mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Devo dire la verità. Primo attacca a 2 e si recupera uno scudo. Le Y sono messe ancora bene. Doppio blank, ovvero un on focus e un blank. Secondo attacco a 3. Hit, hit, lock. Doppio hit, danno. Ancora hanno gli scudi. Non avrebbe evaso, hanno fatto il tiro di prova se avrebbe evaso un hit. Twin laser su Miranda. Danno. Danno. Un danno, vediamo se schiva. Non c'è l'asteroide. Non schiva, danno. Secondo attacco. Un hit. Schiva. Quindi la poca costanza degli attacchi di Andrea su Miranda ha portato al fatto che sono passati parecchi turni e Miranda ha recuperato 3 scudi che gli sono stati ritolti adesso. Però adesso è in una buona posizione Andrea con entrambe le Y. Potrebbe fare una manovra con entrambe che lo porta in buona posizione sia contro eventualmente la se Miranda dovesse fuggire, e sia contro Miranda se Miranda dovesse restare in zona. E, molti cambi di fronte, molti cambi di fronte in questa partita. Prima avevamo una situazione difficile per Andrea proprio all'inizio, come avete visto in basso, non ha sparato, ha sparato pochissimo nonostante avesse 4 tiri laser. Poi la situazione si è ribaltata quando Po ha impattato su una Y, Andrea l'ha esploso e il campo si è riaperto, soprattutto a quella ottima coglio che anche ha fatto con quelle due Y. Poi Miranda si è trascinata dietro i due, i tre, le tre alle Y, e poi adesso si è rimesso Andrea in buona posizione. Qui sceglie di andare dritto. Non lo so. Io sarei venuto verso il centro del campo. Vediamo come si muovono i due
i due piloti ribelli, perché vabbè, il green farà una stretta, una 1, potrebbe allontanarsi, no, non, tanto sta a distanza 3 probabilmente, quindi farà stress, focus, evade. Vediamo un po'. Lock, no? Ok, stress, focus, evade. Miranda. E Miranda se ne va. Il problema di Miranda è sempre se sta in gittata di una, infatti. Entra il lock di pochissimo. Recca scudo e attacca. Via. Doppio blank. Entra un danno. Usa il lock. Fa doppio hit. Un altro danno. Via gli scudi. Triplo bianco. Mamma mia. È iniziato la grande. Luca mo sta calando in attacco. Vediamo. Tutto autotraster, dicono, perché sta fuori arco e distanza 3. Vediamo come va con lui prima. Che sono target lock e focus. Y. Target lock. Sono 3 hit sulla tua ala. Fa 3 hit spendendo lock e focus. Mamma mia. Quanti dadi verdi colorati di bianco ha tirato? Perché tutti colorati. Ah no, non aveva speso il focus, scusate ragazzi. Ma schiva tutto. È allucinante che tiri ha fatto con la lama. Altri 3 hit. E qua il danno entra. Autotraster, evade, ma non li conviene. Altro tiro. Eh no, non mi conviene spendere video, infatti. Focus. 2. Autotrust è schivato. Alla un punto vita. Mamma mia, ragazzi, che partita. Tiratissima fino all'ultimo. Alla un punto vita. Miranda Doni danneggiatissima. Una Y con uno scudo in meno rispetto all'integrità originale, diciamo così. E un'altra che ha perso solo gli scudi. Partita tiratissima, ragazzi. Vediamo le scelte adesso. Qui è difficilissimo. Adesso è veramente ardua per tutti e due. Penso che Andrea non voglia assolutamente farsi sparare da Miranda questo turno. Ma proprio no. Quindi potrebbe optare per restare lì, perché Miranda comunque si allontanerà. Lo fa un'altra dritta, poi ho pensato. Fa una due stretta. Lo conosco il ragazzo. Adesso so cosa fa. Lock. I know. L'altra fa una 3 stretta, presumo, sì. E lockerà anche lui? E lock anche lui. 5 dritto. No! Eh sì, qua ha fatto una 5 dritta. No? Ah no, no, scusate, aveva previsto una 5 dritta. Aveva previsto una 5 dritta. Adesso deve scegliere. Si fa sparare di primaria. Qual è quella che è? La 9. La 9 è o si fa sparare di twin laser, ma spara lui a quella danneggiata. Vediamo un po'. Avevo capito 5 dritta. Si aspettava Andrea. Invece no, ha fatto un'ottima stretta qui. Target. Target lock ed evade come scelta. Non male. Mi fa sempre pensare che la carta galvanizzata sia proprio perfetta per la là. Che puoi fare veramente target evade e se tiri gli occhi ritiri tutti. Miranda gira, va dritta e continua a sparare. No, 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 ottimo. No, non va dritta, non vedo le manovre, ragazzi, scusatemi. Stringe, vediamo se spara. Eh sì, rilocca. Rilocca un'altra volta. E si va di fuoco, Miranda. Due scudo. Due ricaricano scudo, ormai è praticamente inutile dirlo, l'avete capito tutti quanti.
da tre turni che l'hai così. Danno. Secondo attacco. Ah, è da due turni che l'hai avanti così, eh. No, niente, del secondo attacco di Twin Laser di Miranda non fa mai danno. Il target lock per l'altro attacco sono tre hit. Scusami, però qua non hai dato danno a lei. No, no, danno a lei. Danno questo qua. Allora, tiro un evade, guarda. No. Sì, qua no. Hanno sbagliato a segnare i danni. Intanto iniziamo tu in alto, sì. Avanti là, la nostra Miranda. Hanno sbagliato a segnare i danni, hanno cambiato. Lock. Entra un danno. E adesso andiamo a fermare su quell'altra. Un danno su Miranda. L'altra locca. Crittone. Hit and crit, attenzione. Andando. Si tira a 3. Aveva il segnalino. Niente danno. Miranda qui è sempre, sempre, sempre ad un danno. Ci è andato vicino questa volta all'esplosione della Y, ragazzi. Quindi dura, dura, dura. Molto dura questa partita. Ho messo tre hit con la vuoto occhio di seconda. Qui c'era stato un errore nella segnalità, ne hanno corretto subito, ovviamente. Riflettevo su quando mi ha zitto, perché guardo la partita e mi medesimo come se giocassi io e cerco di capire dove manderei le navi io. Qui a questo punto non lo so, forse davvero puntare all'ala. Eh sì, che tanto non riesce a sparargli con tutti e due. Target lock ce l'ho già, vado di focus. Il lock ce l'ha, fa focus Andrea. Dritto verde. E visto che non ha target lock. Se si spara il 5 dritto qui. Puoi fare il 5 dritto, perché se fai il 5 dritto rischi di finire fuori dal tavolo. No, la fa. Non l'ha fatta. Attenzione. Allora, questa è una manovra perfetta. Semplicemente perfetta. Ha girato perfettamente l'ostacolo con un roll. Con un roll forse riesce a mettersi in mezzo alle due Y. Non lo fa. Rimane lì. Va bene, Miranda. Miranda due stretta. Gira indietro incazzosa. Bravo, bel turno. Bel turno. Bravo Luca, bravo Luca. Bel turno in movimento. Quella due stretta era inaspettabile. Non te la potevi aspettare. Era molto rischioso, con un danno, invece ha rischiato, calcolata benissimo. Recca scudo Miranda, via, si riparte. Ma dai, target lock sul primo attacco, doppio bianco, secondo attacco, niente, non hitta più. Miranda non hitta più. Un occhio. Però tanto ti faccio già il danno così, no? Riperde lo scudo. E danno ancora. Interessante sto tiro. Alla A, con quello là. Un altro danno su Miranda. L'altro spende il lock. E via. Autodraster, secondo attacco. Non faccio mancare nulla. Un hit. Autodraster. Mamma mia, questi due laser quanto stanno tirando male, soprattutto Luca. Luca non hitta con Miranda da tre turni filati. Wow, bella, bellissima partita. Bellissima partita. Però se qual è il problema, devo braccarla quella là, non può andare in giro per tra le file, mica spacca tutto. Vediamo adesso la scelta dei due giocatori, dovrà stringere per forza con una delle due e anche con l'altra a questo punto, penso. Vediamo un po' cosa scelgono di fare.
questo punto tutti in mezzo. Miranda ha 2 a 9 totali. Scusate, non riesco a sì, ha 2 punti vita. 2 punti vita e c'è una Y ancora quasi sana. Che partita, bellissimo. Vediamo dove manda la la. La la, sono curiosissimo. Adesso devo capire un attimo, posso guardare? Allora, prima faccio anche cambiarli. Va bene, li cambio perché non è ancora. No, no. Muove prima, attenzione. No, mi sembra una bank. La bank è rischiosissima là. Allora, non ho il target lock. Adesso mi fanno 2 verdi di qua, mi salta addosso e mi spara 3 robi. Quello lì ha 9, quindi quello lì mi detona, devo fare un focus. Ragionamenti di Andrea. Buono. Buono secondo me. E lui deve fare. Mo Miranda dove va? Mamma mia, che partita, ragazzi, bellissima. Alà. La mata 2. Distanza 1 in questo momento. Ha iniziato a girare come una droga. 2 stretta. Sta provando il pilota stordito. 2 stretta, lock. E vid, come al solito. Miranda. 1 bank. E qui è o tutti o nessuno, via. Hanno deciso, sono stufati, hanno detto basta, via, semena, attacchiamo. Mamma mia, turno fondamentale, fondamentale. Miranda Doni. Allora, scudo, recupero le 2 dadi sul... Recca e tira 2 dadi. Sì, potrebbe briciolarmi se il dado e la nave insieme. Doppio hit. Abbiamo alzato la media. Passa il danno. Vai, la gioia, mi becco un danno sul 9. Attenzione. Uno, mamma mia, attenzione, bianco, adesso è difficile, io proverei su Miranda. Twinnata con target lock annesso, tra hit, triplo hit sulla la. Autotrust ha tirato altri 2 raid, però mamma mia, in difesa altri 3 hit e non ci credo che ha fatto altri 3 evade, allucinante. Ha tirato comunque benissimo in difesa, benissimo in difesa, ha tirato veramente troppo bene in difesa. Ha mancato in attacco Luca, ma in difesa ha tirato benissimo. Vediamo adesso, perché la Y è quasi piena, ma ormai è durissima, è durissimissima, perché hai 2 navi che ti sparano prima. Qui non doveva morire l'altra Y per essere buona come cosa. Però partita veramente ben giocata, tutti e 2. Bellissima, veramente stupenda, ragazzi. Faccio ancora i complimenti perché è stata veramente bellissima questa partita. Bravi, bravi a tutti e 2. 2 stretta. Focus. E qui farà una stretta pure la Lavro sicuramente, insomma. No. Sì. Finiamo la partita, sono boost. 2 stretta, boost, distanza 1 e si mena tantissimo. Miranda potrebbe anche, no, per me Miranda spara ed ecco, tanto. Andiamo un po'. Sì, come ne spara uno dritta, farà. No, 2 stretta. Ma che voglia andare di primaria tirando 1000 dadi? Beh, ovviamente spara così. Penso di no, sono 2 danni assicurati da quel lato. Focus. E il lock già ce l'ha. Non smentirti su tutto tiro di dadi, eh. Recca scudo, prima 2.
Usa focus, sono due hit. Si è ripreso nel finale. Ah, c'è l'asteroide, gli ha detto di tirare. Ottimo. Bravo, bravo, ottimo gesto di fair play. Tre hit, secchi. Un danno. Lock, ha tirato ancora due occhi, un bianco. Sì, però sì. Però ne ritiro due. Due, poi posso spendere il target sul terzo e non ritirare i primi due. Quindi tu dici tiro il target lock e ritiro tutti e tre insieme. Ritira lock, non usa juke ma è lock. Due hit. Ne vedo adesso. E prendo il critico. Danno critico. Veicolo. Scegli una delle tue migliori. Ma secondo me ha pescato. Scegli la tua arma, se la migliore arma secondaria e scartala. Butta tutto adesso, Andrea. L'unico critico che non voleva. Concede, giustamente. Bravi. Bellissima finale. Tanti, tanti complimenti ancora a tutti e due i giocatori. Bellissima. Giocata benissimo, ragazzi. Io non so, lo metterò anche quando la pubblico. Dirò di vedere questa partita, perché è veramente bella. Veramente molto molto bella, ragazzi. Quindi ragazzi, finisce qua la finale del Summer Championship di Lodi, ragazzi. Grazie per averci seguito. Torneremo con le grafiche e con tutto. Non vi preoccupate, datemi un po' di tempo. Mo ci stanno le feste, magari riesco a sistemare un po' di cose, che è stato un periodaccio bello pieno di roba. E continuate a seguirci su Xwing Academy. Martedì Focus, venerdì prossimo nuovo video. Mandateci le finali dei GP. E salutiamo ancora tutti i giocatori di Via Ludica. È stato un piacere conoscervi al nazionale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.